Giada, buongiorno ragazze. Iniziamo questo video cosa mangio in un giorno che vi piacciono tanto con una meravigliosa colazione. Mi raccomando, lasciatemi un like se vi piacciono questi video dove vi do tanti spunti per stare in forma e mangiare bene nel mio modo, sano, light, healthy, Carlita style. E poi voi lasciatemi nei commenti anche dei suggerimenti, ricette, perché a me piace tantissimo condividere questo stile di vita sano. E semplicemente vi do degli spunti, poi per le grammature eccetera dovete comunque rivolgervi a un professionista, un nutrizionista, lo sapete, soprattutto se dovete perdere peso. Questo è un pancake che sembra una torta, raga, guardate, è meraviglioso, mi è venuto super alto e soffice. Voi se volete vedere la ricetta nel dettaglio trovate diversi video sul mio secondo canale, appunto questo, Carlita & Nancy, di pancake. In particolare ne ho registrato proprio uno nell'ultimo periodo in cui ho imparato a fare i pancake. Già da un po' di tempo ho trovato il segreto per fare i pancake alti e soffici come torte. Infatti guardate, è super soffice. Sopra ci ho messo la mia meravigliosa cremina al cacao che ormai conoscete benissimo tutte, di cui anche ho fatto il video, e poi ci ho messo un po' di frutti di bosco che, se potete vedere, sono ancora surgelati. Preferisco comprare questi qua, che finalmente ho trovato la busta di frutti di bosco surgelati al Conad e ce l'ho nel congelatore. All'occorrenza ne prendo un cucchiaio o due cucchiai e li utilizzo, piuttosto che quelli freschi, che poi comunque non sono di stagione al banco frigo dei supermercati, e poi mi andavano a male in pochissimi giorni. Invece almeno così non mi vanno a male, insomma, anche se comunque non sono super genuini perché non sono super freschi, però sono abbastanza buoni. Io li ho messi ancora surgelati, infatti si stanno scongelando, e mi è sembrato di preparare una di quelle torte da pasticceria con cioccolato e al centro i frutti di bosco, niente così, un'imitazione molto molto lontana. È super soffice, è buonissimo, vi giuro, è troppo buono. Yummy, mamma mia che meraviglia, sembra una torta. Wow, amore, guardate, ammirate, ammirate questo spettacolo di pasta. Pasta integrale col polpettine e funghi. Yummy, un bel piattone, eh? Buon appetito, amore. Grazie, pulito. Ragazzi, sottostando il mio pan bauletto integrale, che è una cosa che non mi piace mangiare perché comunque è confezionato, però poiché ce l'ho, l'avevo comprato per le emergenze, è una cosa veloce. Per le emergenze è buono perché è veloce e rapido, e poiché è scadenza, cioè in realtà è scaduto, non lo dite a nessuno, lo sto tostando. Ho fatto le tagliatelle con sughetto di piselli, carota, cipolla, prosciutto cotto e anche un po' di patate. Poi ho messo l'olio a crudo Carlita style e adesso il parmigiano. Sì. Poi ci ho messo anche il polpettone in questo sughetto che mangeremo per secondo. Yummy. Ragazzi, praticamente in questa pentola col coperchio ho fatto i polpettoni e ho fatto il sugo, quindi tutto qua dentro, primo e secondo, adesso ci mangiamo fantastici polpettoni, quindi senza accendere il forno, ho fatto cuocere qua dentro. Ecco il polpettone, raga, guardate che buono, ci sono piselli, patate, nel polpettone semplicemente macinato di tacchino con all'interno un po' di prosciutto cotto a pezzettini, una sottiletta dentro proprio al centro e un uovo. Che bravo. Yummy. Ragazzi, è buonissimo, ho messo tutto il cotto a pezzettini, la sottiletta è svanita però. Non si sente. È l'uovo sodo. Yubi.